Hey everyone, my name is Ariam. I'm a design educator. Ok, e sono Sellaria educatrice di disegno e lavoro e risorse sulla tecnologia emergente per studenti e professori. Ciao Eden Ruden, professoressa di Massachusetts. Il mio nome è Newcon e lavoro come educatrice nel Museo di San Francisco e do la parola a Dolly. Ciao, sono Roby e ho fondato Kilobytes per dare lezioni gratuite a Boston di educazione in tutte le parti e sono molto felice di cominciare. Ok. Bene, che bello avere dei partecipanti tutti qua in vivo e quelli che stanno transitando per il chat. Oh, facciamo una domanda per chat. Se potete, per piacere, se poteste trasformarvi in una creatura, in quale creatura vi trasformereste? E questo è tanto per cominciare e dare inizio allo spazio e pensate in che creatura vi piacerebbe trasformarvi. Che cos'è Scratch Lab? Scratch Lab è lo spazio dove la squadra di Scratch può fare sì che sia un team creativo di varie possibilità. In qualche caso possiamo condividere con il pubblico per farci dare qualche opinione. Come potete vedere, non tutti siamo pronti per condividere. Vedrete come sono i lavori al loro inizio, nella tappa iniziale. E Mimì vi darà adesso un'informazione su quello che stiamo facendo oggi. Esploreremo il lavoro di Scratch Lab e quello che stiamo provando come uno esperimento. Ancora non si è condiviso su Scratch Lab. Stiamo cominciando una nuova estensione di fisica e poi alla fine avremo tempo per domande e risposte. E i partecipanti ci metteranno a prova una delle estensioni. Grazie. Così vi invitiamo a partecipare e vogliamo che potiate creare insieme a noi e condividere insieme a noi il lavoro in progress. Un attimo per piacere, eccolo. Ok, allora, questa è la pagina principale di Scratch Lab. C'è quindi qua un allegato nella sezione della pagina e qui potete vedere le due pagine di Scratch Lab. Giocheremo con queste. Questa si chiama Face Sensing, ma potete vedere anche il testo animato per giocare con le parole. Cominciamo allora. Ecco il Face Sensing. Qui abbiamo una pagina con il video. Potete fare clic in provatelo, cominciare un progetto, iniziare un progetto. Ok, proviamolo. Face sensing loads your live camera image on the stage and allows you to... Ok, la detezione della faccia si può captare attraverso la camera e far sì che questi sprite possano interattuare con la nostra faccia. Questi pupazzi possono appiccicarsi nella nostra faccia. Come vedete, se io muovo il mio naso, mi seguirà sempre sul naso. Così come mi muovo io, si muove le sprite. Vediamo, per far sì che questo succeda, usiamo il blocco che dice forever, sempre, e così tutto il tempo mi seguirà sempre al naso, costantemente. E abbiamo quindi il gatto appiccicato alla mia faccia. Possiamo far sì che le cose siano come filtri per video, per esempio, che utilizzano i bambini.
nelle diverse applicazioni sociali per mettersi, travestirsi, per mettersi, per fare moda, vero? Put a cat nose on my nose. So instead of the cat, I'll paint. Adesso voglio, invece del gatto, voglio mettere un naso tipo gatto, quindi adesso vedo la mascherina che voglio mettermi e disegnerò qui un piccolo naso di gatto, ok? È un po' piccola, ma adesso la ingrandisco un po', la metto nel centro per far sì che si appiccichi bene al mio naso. Ecco, lo facciamo più grande. Adesso lo sto trasformando, ma mi mancano i baffi. Whiskery. All right, that's pretty cute. Now, Disegno dei baffi, forse sono un po' lunghi, ma sono al fine e al capo, alla fin fine sono dei baffi. Adesso li seleziono e li copio dall'altra parte. Li giro e li metto dall'altra parte. Okay, so now I have two sets of whiskers. And as you can see, they follow. Ok, adesso ho i due baffi di gatto e come potete vedere rimangono appiccicati alla mia faccia ogni volta che io la muovo quando sullo schermo. C'è un problema però, che se quando io giro la testa i baffi e il naso non mi seguono, ma lo possiamo aggiustare con dei codici. Adesso vediamo al blocco di detezione della faccia. Metto la direzione e quindi adesso si appiccica al mio naso. Ogni volta che io giro la testa, la faccia cambia l'angolo anche i baffi e il naso. Facciamo un altro esempio, l'altra parte del travestimento. Vediamo un po', mettiamo della pittura. Metto delle piccole orecchie di gatto con un triangolo. Farò il trucco di copiare, appiccicare e girarlo. Adesso ho due orecchie, ma non sono ancora appiccicate alla mia testa, quindi aggiungo il codice. Facciamo un codice di sempre, forever, per ripeterlo sempre. Adesso non voglio che siano appiccicate al mio naso, quindi aggiungo dove voglio che si appiccicano, alla mia testa. Adesso sì, e c'è lo stesso problema, è che non si girano con la mia testa, così mettiamo l'altro codice, così come abbiamo fatto con i baffi, di girarle insieme alla mia testa. Adesso si inclinano. Adesso sono come una piccola creatura. Ma quando mi allontano, vedete, o mi avvicino, non cambiano di misura. Quindi aggiungiamo quel blocco che dice cambiare la misura. Adesso sono troppo grandi le orecchie, quindi le rimpicciolisco un po'. Adesso le mettiamo nella misura adeguata. E adesso quando mi allontano, diventano più piccole, quando mi avvicino diventano più grandi. Facciamo lo stesso processo per il mio naso. Sono troppo grandi, le facciamo un po' più piccole. Meow, 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 Ok, meow, meow, meow. adesso My cat miau costume is miau miau miau. completely. Come potete vedere, ho un travestimento molto adeguato e adesso smetto. Se avete qualche domanda, spero che Mimì abbia potuto vedere il chat o se abbiamo qualcuno dei partecipanti che abbiano qualche domanda. Ci sono delle forme di fare il codice per scalare in qualche luogo? Sarebbe possibile? Sì. So what this set size block doing is setting the size to Quello something. di cambiare di misura, c'è un blocco per cambiare di misura che assegna a una misura particolare.
adesso rimarrà sempre tutto il tempo con la misura adatta. Se lo cambio invece può essere relativo, quindi potrei avere, invece di cambiarlo manualmente nell'edizione di travestimento, posso cambiarlo con misura a tamaglio relativo, a misura relativa, e questo mi piace, infatti, che siano un po' più piccolo i baffi, per esempio. E puoi mettere altri blocchi, per esempio, che se cambiamo il colore, sta cambiando il colore rapidamente, lo facciamo un po' più lento, questo mi piace. Un'altra idea, un'altra domanda? Is our fishbowl participants chance to create along and try making stuff? Adesso i partecipanti del Flash Mob possono creare insieme a noi e poi possono condividerli. Allora diamo l'opportunità ai partecipanti del Fishbowl. Ma intanto possiamo darle un'altra persona con cosa fare con questa funzione di facing single, di detenzione della faccia, del viso. A volte voi potete vedere che le persone possono muovere, possono provare questa applicazione muovendo la faccia, il viso da una parte all'altra. Tutto bene, tutto a posto? Non ancora con la detenzione del viso. Adesso vedo che Colmina ha fatto un progetto geniale. Ok, molto bene. Avete avuto abbastanza tempo per provare? Vi voglio insegnare un paio di progetti. Just a second. Okay. I'll share my screen again. Un attimo, per piacere, puoi condividere un'altra volta lo schermo? Eric, una domanda nel chat. Qualcuno vuole sapere? That's a great question. Se c'è un'interfaccia per creare le proprie interazioni, questo è interessante, no? E forse sapete che prima c'era una versione delle Scratch 2 che si chiamava Scratch X. E c'era una forma più semplice di creare le proprie estensioni per Scratch X, ma non l'abbiamo per Scratch 3. Ma Scratch 3 è di codice aperto, ha un codice aperto, quindi open source, potete creare le vostre estensioni, ma non è così semplice come vogliamo, diciamo, come volessimo, ma speriamo che in futuro sia più semplice. Face sensing page here. And we'll show... Ok, adesso andiamo alla pagina di detezione del viso, della faccia. Vediamo qualche progetto con cappello e occhialetti. Molto divertente, è un classico. O possiamo cambiare i tipi di cappelli, possiamo cambiare anche gli occhiali. Questo è molto bello, no? E il codice è molto similare come quello che vi ho mostrato prima, ma quando facciamo clic rimane il prossimo travestimento, vedo? E quindi possiamo farlo con qualsiasi cosa. Questo si chiama Flagging Bird, è una formula per fare un fuoco con la funzione di facing, quindi l'uccello rimane nella mia testa e cerco di raggiungere le fragole con l'uccello, come vedete, mi sta acchiappando, e posso muovere il mio corpo durante un po' di tempo. Potete quindi immaginarvi diversi tipi di giochi che potete creare con la detezione del viso. E questo, l'ultima cosa, è un progetto di Southlock che è più... È una tecnologia di assistenza, è un blocco che quando tocchi la bocca, per esempio, quando stai nelle spray di hello, di ciao, cambierà colore e pronuncerà le parole che sto toccando, quindi un'altra parola, ok? O forse anche qualche strumento, queste piccole ukuleles,
così posso suonare con la mia bocca o un suono strano come questo qua, questo segno di punto interrogativo. E ogni sprite ha codici semplici come questi, che se dice che se il mio corpo tocca quella piccola parte, si pronuncerà la parola che sto toccando. Adesso voglio condividere con voi. Degli esempi che abbiamo messo nelle reti sociali, che la gente ha già visto. Dipingere con il proprio naso, come usarlo come estensione per far sì che questo ti segua e poter disegnare. Lui sta cercando di fare un cuore, quest'altro bambino, quest'altro ragazzo si sta mettendo una mascherina molto idonea all'epoca che stiamo vivendo, e quindi con diversi disegni che si appiccicano alla faccia. E quest'altra invece utilizza la tecnologia per mostrare le diverse emozioni, triste, felice, senza denti, dentone, eccetera, eccetera, e sorpresa. Mi piace come lo espressa, e questo serve come esempio, no? Allora, a questo punto vorrei chiedere alle persone del Flash Bowl o dell'acquario se volete condividere qualcosa del lavoro o quello che hanno fatto. Voglio cominciare io. Solo un consiglio: in qualche computer di Windows sembra che tu non possa utilizzare la camera in zoom e nella sensibilità allo stesso momento, quindi spegnete la camera un attimo e potete farlo. Ok, allora, vedete lo schermo adesso? Sì? Sono emozionato, dice. Il codice è molto semplice, come avere al principio le differenze sono venute con i travestimenti, ma adesso funziona. Adesso se lo faccio, il dragone mi segue dove vado io e sta volando con le sue ali, e questo è quindi il travestimento che ho messo. E quindi il dragone mi segue, come vedete, e per il show posso anche cambiare la posizione del fuoco. Mi piace un sacco. Riesci a essere un dragone, un'animazione semplice ma attrattiva allo stesso tempo, attraente. Che suggerenze abbiamo come Robby può avanzare il suono? Il suono, per esempio. Ok, adesso mettiamo questo suono, dai, una buona idea. Una cosa che utilizzo a volte è uno strumento dei blocchi sensoriali della faccia, quando passo da una parte a un'altra, respirare fuoco, per esempio. O dipende da dove guardi. Il concetto interessante, no? Il concetto di sensorialità della faccia, che non solamente quando ti metti di lato, ma se lo fai in quel modo cambi la posizione del collo. Mi piace, grazie. Voglio ringraziare la nostra interprete di segni per seguire la nostra conversazione e cambiare anche le parti di dietro, no? La gente, l'emozione che si faccia può cambiare l'ambiente, quello che abbiamo dietro, cambiare una luce, tirare fuoco dalla bocca, per esempio. Mi piace un sacco. Mi piace anche come il ventilatore del tetto, come vedete, non so se è possibile, ma è una cosa interessante per lavorare con questo ventilatore qua dietro di me. Quindi se esiste un'estensione esistente in Scratch Lab che è diversa, che uno mette un testo nella camera e che forse può detectare due ventilatori di tetto, ma non la tua faccia. Non so se tu potresti combinare le due. Qualcun altro vuole condividere? Io posso condividere una cosa. Dai, per piacere, avanti.
posso condividere il mio schermo, vi faccio vedere. Maybe Braille can go next because I'm having trouble sharing my screen. Forse ho difficoltà che vada avanti un'altra persona perché non posso condividere lo schermo ancora. Ok, ci provo con il mio. Stavo cercando. Ok, vedete lo schermo, sì. Non sta funzionando così bene come vorrei. Ho messo una bocca che si muova quando parlo, non mi segue però. È un classico, dai! E questo è un errore, un bug classico. Ho capito quello che sta succedendo. Allora, nel tuo loop va la tua bocca, segue la bocca, ma c'è un altro loop che va, che dà la tua bocca una volta, ma poi va, ti segue dopo, con ritardo. Ok. Io vorrei che parlasse quando io parlo, che si muovesse con me. Un modo di farlo è fare un loop costante. E allo stesso tempo, per far ripetere, avere un altro loop e farlo che sia costante, continuo, vero? Un'altra cosa che volevo dire è per parlare qui, fare delle facce, sentimenti, emozioni, ho deciso di mettere queste come le guance rosse. Questo mi piace, è molto realista, complimenti. Non so se vedo che sto come che sto arrossendo, no? To express emotions in new ways. I love how it was a kind of fortissimo, brava. Utilizzare la sensorialità del rosso, del viso, della faccia è molto interessante perché siccome era molto trasparente si vedeva abbastanza bene nella tua faccia. Questo mi ha ispirato nella mostra che hai messo tu prima. Mi piace la combinazione delle idee attraverso della comprensione Scratch Lab. Come vai? Hai ancora difficoltà? Sì, il mio browser o il browser del Chrome non mi lascia condividere. C'è un setting di preferenze? Sembra che il Mac faccia questo. Vuoi dire quello che stai facendo? Raccontarci un po'? Sì. Ero nella sessione di fare materiali per il viso, per mettere per esempio le sopracciglia, mettere qualcosa sul viso, no? Appiccicare il viso e chiudere il mio viso e vedere se si mantenga la trasparenza della faccia per mostrarlo. Allora, stai cercando di rimpiazzare che la tua faccia potesse muovere tutto quanto? Vediamo, no, ma non ce la fai a mostrarcelo. Sembra che le persone mettano delle schermate sul chat, vediamo. Molto divertente. Ok, abbiamo ancora dei minuti prima di passare alla seguente tema successivo. Brand, vuoi condividere o parlare di quello che hai fatto? Sì, certo, guarda, io stavo sperimentando un paio di cose. Mi è piaciuto, io ti ho copiato a Rick per la pratica, ho dovuto copiarti e sarebbe divertente se avessi queste orecchiette di diavola, di diavoletta, che sono sempre, fa sempre freddo in questa zona, quindi vorrei che il sole mi seguisse sempre, sarebbe simpatico che succedesse. Ma lo voglio avere sopra la mia testa. Voi non lo potete vedere, ma sto sperimentando con diversi tipi di travestimenti. Interessante. Sono molto sorpreso del livello in cui siete arrivati così rapidi. Grazie per partecipare così e stare qua con noi. Fatemi allora condividere un altro esempio con un'altra idea divertente.
lo chiamo progetto SerenStrat, utilizza il blog che è una categoria che se faccio check, se metto un check nella casella, e vedete che alto è il microfono e mi permette quindi buttare cose ogni volta che parlo, come potete osservare, e le diverse cose non sono relazionate alle parole che io dico, ovviamente. Se io parlo di banana, sono uscite mele, per esempio. E questo è un progetto che utilizza Close per fare copie delle stride e va dalla bocca ed esca da lì, dalla bocca. E utilizza queste cose dure per vedere quanto grandi debbano essere questi oggetti. È uno esperimento piccolo, simpatico, divertente. Ok, cool. Allora, vediamo un po' se c'è un'altra domanda per risponderla. Parli della sicurezza della partecipazione. Ok, parlaci di questo. Sì, noi parliamo dei temi di privacità, di sicurezza nella pagina del sito Sensorial faccia e del viso, ovvero della faccia, ma posso dirti che questa tecnologia del viso funziona nel computer, quindi noi inviamo foto tue, per esempio, e non verranno mai immagazzinate a livello... solamente saranno nel tuo computer, no? E quindi questo ha a che vedere con l'approccio che sulle principali inquietudini in quanto alla sicurezza. C'è un blog intero che parla delle inquietudini in quanto agli apprendimenti della macchina e del sesgo di algoritmi, no? Della detezione. Perché è un problema difficile, non perfetto, ma siamo potuti arrivare a un buon livello di fiducia, no? Perché è stata evaluata specificamente per differenze fra diverse regioni, per esempio, attraverso le regioni. Ci sono molti più... per progressare con la trasparenza della tecnologia e per farla più sicura e giusta, no? Per tutti quanti noi. Ok, penso che questo si risponda così come funziona. Abbiamo una novità di Robby, dai. Abbiamo una novità di Rabbit della versione 2 del dragone. Vediamola velocemente e poi passeremo alla seconda essenza. Un suggerimento che avete detto e mi è piaciuto, un'idea che il signore al di sotto, cioè io posso muovere il mio viso. E ora sto cercando di uccidere questo cavaliere, no? È molto espressivo questo, cioè questo è molto carino. Sto guardando nella chat di nuovo. Ci sono molte persone con molte idee interessanti e questi appoggiano codice RQ, non sono disponibili in questa versione nei computer desktop, cioè computer da tavola, e c'è il ricercatore della web, a volte non è compatibile con la tecnologia di sensoria di viso, pertanto questa è una delle ragioni per la quale è nel laboratorio, perché noi pensiamo, vogliamo che sia disponibile per tutti, ma la disponibilità non sempre è perfetta, ci sono ancora dei problemi per vedere come dovremo migliorarlo prima che sia pronto per tutte le diverse persone. Ci sono molte persone in questa chat per vedere i visi di gattini e tante altre cose che stanno mettendo. Molto divertente questo. Molto carino. Bene, credo che stiamo
che ho finito, grazie per questa opportunità e siamo pronti per andare avanti. Adesso voglio condividere il mio schermo e voglio mostrarvi un prototipo sperimentale, sensoriale, di viso, e possiamo mettere Scratch Lab. Questa è l'estensione fisica, non abbiamo finito, ci sono altri box o errori, è interessante, ma a noi ci piacerebbe di più giocare di più con questo per vedere cosa possiamo fare di possibile, cioè questo è temporale. Temporaneo per vedere se potete tentare, cioè non è che vogliamo che questo sia disseminato ampiamente, diciamo, non è ancora negli standard di Scratch, non è pubblico ancora, però volevamo darvi una piccola dimostrazione di dove, verso dove andremo, cioè ci sono questi blocks che sono qui caricati e possiamo fare suggerimenti man mano che cerchiamo di fare cose nuove. Inizieremo con la prima parte. Farò click qui, clicco qui. E questo gatto è già sta saltando. Ah, a un certo punto è caduto. È un po' saltrellone, però io posso tirarlo su, posso lasciarlo cadere. Non c'è gravità, basicamente. Il gatto è lì, va da una parte all'altra, può saltare un po'. Sarà che questo gatto possa saltare un po' di più? Potrò farlo? Ci tenterò, ci provo. Prima clicco qui. E cosa è che succede ora? Quando premo spingere, il gatto di Scratch è come se lo spingessero dal sotto, come se lo lanciassero verso l'alto. Facendo le capriole. È come il Mario, che tu puoi fare un doppio salto, una doppia spinta. E quindi vale la pena anche dire che i blocchi di movimento ti lasciano muovere sprite da una parte all'altra, come abbiamo fatto qui. Qui abbiamo creato un motore che basicamente è come un simulacro di movimento e lo applichiamo allo sprite. Quindi adesso lo sprite può muoversi per se stesso. Un'altra cosa che potremmo tentare è di aggiungere un altro sprite e posso prendere il gatto, forse al gatto piacciono le mele, vediamo. E ora quando lo accendiamo, vediamo se tu puoi buttarlo sopra il gatto, cosa succede? No, non rimbalza perché non è piatto, il cade da una parte o dall'altra e pertanto è come se le cose scontrassero. Non può infrangere su di lui, sarebbe bello che le cose potessero rimbalzare. Come faccio io, che è qualcosa di più difficile. Oh, and so now the... Oh, go ahead. Avanti. Use the green flag to turn physics on for both sprites, and you can see that outline appears when the physics is on, and that shows you the collision boundary. Se qui si usa la bandiera verde quando tu apri questo, cioè questo sarebbe un po' il limite, no? La frontiera che sta calcolando, è come se fosse una forma di delineare, di dargli un limite. Vediamo, cambiamo un po' le cose, vediamo.
che se io, non lo so, se io cominciassi, questo è molto carino, molto divertente, di solito quando clicchi su questo blocco ti fa una copia esatta dello sprite nello stesso luogo, però con questa estensione fisica, se abbiamo già questa estensione, si può occupare nello stesso luogo, quindi si spingerà. Allora fai un clone, faccio clic una volta per mostrarlo, avrai un secondo sprite, in questo caso sopra la mela, e se fai clic si accumulano tutte. E questo è molto diverso da quello che succede solo in Scratch. Perché? Perché ora hai un mare di mele, e tutte schiacciate una sull'altra. È un po' fuori controllo, troppe mele, però è divertente. Se volessi che le mele si muovessero un po' di più, proverò. Che succede se metto la gravità al 0%? So yeah, I was just answering a question in the chat about when the link and when this will be available, and unfortunately we're not ready to make it publicly available yet. Qualcuno ha domandato che sfortunatamente ancora non è disponibile pubblicamente questo, quindi soltanto si dà uno sguardo iniziale, che è questo. Che quantità di mele, sono parecchie. Voglio che le mele possano muoversi un po' di più quando premi la tastiera. Oh, they're kind of jumping each time you press the key. La spinge. Ora si muovono ogni volta che premi, appaiono più cloni. Sono come se fossero il popcorn che saltano verso l'alto. Che divertente. So how are our fishbowl participants? E con la gravità, forza di gravità zero. Come stanno i partecipanti? Stanno provando con la fisica? Volete condividere qualcosa? Ah, e sarebbe uno strumento, potrebbe farsi un gioco di piattaforma che non bisogna codificare tutta la fisica, cioè questo potrebbe essere come molto realistico, potrebbe essere molto bello. Vuoi condividere? Posso tentare di farlo di nuovo e posso condividerlo, provare a condividere. Vediamo, ci tenterò. Yeah, looks great. Voi lo vedete? Riuscite a vederlo? Sì. E si possono capovolgere e possono anche vedere che salgano sulle piattaforme la maggior quantità di gattini, e ho messo questa opzione perché la piattaforma rimanga fissa, la piattaforma viola, e se cerchi di muoverli in diverse direzioni con le frecce di movimento della tastiera, si ottiene questo. Qualcosa che io ho osservato è che il modo in cui le persone mettono le piattaforme in Scratch dipende da poter controllare la frizione, e io non ho blocchi per questo nella mia seduta di fisica, quindi tutto si muove troppo, molto, è come che tutto è scivoloso, difficile da controllare, e in generale poter controllare densità, ad esempio, e sono concetti che non sono tanto su un livello, diciamo, che è facile da capire. Bisogna bilanciare, no? Può far possibile fare queste cose, ma che non sia neanche tanto complesso farle con terminologia troppo complicata, troppo difficile. Pertanto ho tentato
di far questo con il modo in cui ho nominato i blocchi. Lasciatemi mostrarvi alcune altre cose che io ho fatto. Abbiamo cercato di creare nuove funzioni, di provarle, abbiamo giocato, abbiamo condiviso con altre persone del team, fuori dal team e ovviamente quando si sta lavorando con i bimbi, perché questo non è ancora pronto per i bambini, perché ci sono ancora dei problemi in questa parte. Però, ad esempio qui è come un progetto di biglie, allora qui si vedono questi pallini, le biglie che cadono dei cloni e quello spatiola si può ruotare e se gli faccio click rimane fisso in un sito, in un posto e si può fare una piccola pista perché affinché le palline vadano per la pista, le biglie, e possano farlo fino ad arrivare alla stella, che è la meta, diciamo. Ah, devo riniziare, perché mi sono cadute, sono cascate le palline, quindi quasi ce la faccio, ecco che ce l'ho fatta. E ogni volta che tocca la stella, viene il suono, c'è il suono e anche si può mettere che le biglie facciano un percorso e fare un'estensione perché vedere come stanno saltando. Ups, queste sono cadute. È come fare piccole macchinari, è molto divertente. Vi ricordate anche il gioco di Angry Birds che poteva far crollare torri e cose? Ecco, qui stiamo mettendo, accatastando una cosa sull'altra per creare una torre e posso anche controllare le banane per vedere se è facile farle cadere per la situazione di frizione. Però se premiamo qui la tastiera per poter avere altre forme, blocchi di diverse forme, e fare un gioco che se metto la P... no! Io volevo che potessimo far cadere, far capovolgere, far crollare, cioè questa torre. Facciamolo piano piano, è caduta lo stesso e quando cade si rompe in piccoli pezzi, quindi è difficile bilanciare le forze, le frizioni e che le cose siano stabili. E un altro esempio è quel gioco di biliardo. Qui ho messo la gravità in zero. È come se fosse un tavolo da biliardo, e anche se sono pare da baseball, e così le spingiamo, facciamo sprite, è come se stessi tu battendo le altre biglie e ha dei problemi fisici da mettere i pallini uno sopra l'altro, e questo ha una codificazione. Anybody want to share? If people could be shown the code for behind the scenes that powers these physics commands, they just want to see how much the buttons have eliminated. La gente vuole sapere se voi potete vedere cos'è che si vede in ogni scena per vedere se si illuminano i bottoni. È interessante questo. In many aspects of Scratch, and this is one of them. What I did to prototype this was took. Beh, quello che io ho fatto per fare un prototipo è che io ho preso dei motori in fisica, JavaScript, che è quello che io uso, è Maracei, e ha diversi codici. Il bello è che io non ho dovuto vederlo, soltanto l'ho potuto prendere e costruire al di sopra, e tu quello che fai è abbastanza complesso perché calcola tutto il movimento, ogni movimento, velocità, frizione, collisione. E il codificare è così, si crea un sistema al di sopra di un altro sistema. Oh boy,
Jenga and Scratch. That's altre domande? And that's another thing that would really rely on tuning the friction, because that's what Jenga relies on. Jenga, sì, il Jenga, si può giocare il Jenga con lo Scratch. Bisogna migliorare il tema della frizione, perché la Jenga dipende dalla frizione, non può esserci molta frizione, non troppa, che sia sufficiente, che sia giusta. E nel chat stanno mettendo diversi suggerimenti. Poter vedere la velocità, la direzione, o controllarla con altre direzioni, con altri, per poter fare cose molto divertimenti e diverse opportunità di apprendimento. Che bello. Che se possiamo cambiare la forza di gravità, sì, certo, si può cambiare, perché le cose cadano verso l'alto e non verso il basso. Cambiare la direzione della forza di gravità. Vedo che i blocchi non sono tradotti. Sì, è vero, sono sperimentali. Ancora non abbiamo localizzazione in sito. Sì, fare delle macchine che da una parte sì, questo è molto divertente. Sappiamo che dobbiamo farlo. I think you could, right? Maybe. Try it out. So have a hinge block. Anche si potrebbe fare un sistema di ingranaggi, o se avessimo un blocco, e basicamente potrebbe mettere la gravità a zero se abbiamo come un cardine, cioè possiamo capovolgere e le due cardini uniti. È più difficile, però beh. E allora, un limite è che il motore in fisica non usa lo sprite come tale, semplicemente per semplificare, è come creare una capsula intorno allo sprite, e non ha come quei denti da poter unire i cardini. Cioè, vediamo come una domanda di come aggiustare la camera allo sprite. Questo è un pensiero interessante, perché così funzionano i giochi, che gli sprite rimangono fissi e il mondo si muove tutto intorno. Cioè, si può fare con codici abbastanza complessi di Scratch, ma potresti anche immaginarti un motore che faccia questo per te, come lo fa il motore della fisica. Sì? Interessante, interessante. Ci sono molte possibilità geniali. Make the things that kids want to do and already are trying to do simpler, so that you can focus on. Fare le cose in modo più semplice di come si stanno facendo, come si stanno cercando di fare, per poter approcciarsi, diciamo, negli aspetti creativi che vi interessano. It's always a delicate balance, because we don't want to take. E superare i problemi che possano sorgere, sì, però c'è sempre un equilibrio delicato, perché non vogliamo prendere molte delle opportunità di apprendimento, non vogliamo togliere attività di apprendimento, possibilità di apprendimento. Alcuni domandano, non si capisce bene la domanda, non si è capita. No, non posso ascoltare la domanda, scusate. Ti riferisci a che se fai qualcosa a poter girare, se tu abbassi la velocità? E questa è la domanda? Sì, credo che le cose naturalmente abbassano la velocità, ma è una buona domanda. Ci sono diversi modi in come che la fisica funziona. Io sto ancora lavorando nella mia, però io mi domando qual è la differenza tra spingere 10 o no. Cioè, è buona domanda. C'è un blocco in Scratch che si chiama Move, e questo Move muove lo spray nella sua propria, diciamo, asse, e pertanto segue sempre una direzione. Cioè, sempre si stabilisce che è verso la destra. Se tu lo capovolgi, lo giri, cade in questa direzione. Allora si chiama il push block, mette la forza verso la direzione che lo sprite e sta affrontando. Non so se sono stato chiaro, però diciamo che il push lo capovolgi senza importarti in come lo spray
in che modo lo spray è rivolto. E questa è una delle altre cose che può essere un po' confuso per la gente, perché puoi avere uno, puoi avere l'altro, bisogna fare un lavoro di ricerca. Oh yeah, and I'll just say again, since this is just a sneak peek of something experimental and because of the problems with che fosse prima di essere un'antesala della sperimentazione, daremo la nuova versione. Sicuramente domani faremo una nuova versione per togliere questi errori. Mi scusate per questo fatto. Le persone hanno molta energia positiva riguardo a questo. Abbiamo dovuto fare dei lavori di codificazione, dovremmo fare dei lavori di codificazione, rispondendo un po' alla domanda che c'è nel chat. Qualcuno sta chiedendo con rispetto alla relazione connessione, ci sono molte cose che i motori di fisica possono fare una connessione, che se c'è una parte rigida e un'altra parte che invece si appiccica, si possa muovere e causa che l'altra cosa si muova, e quindi crea questo tipo di meccanismo di forbice, no? O similarmente come connettere cose con molle, e per far sì che da una parte la spinga un'altra o la... E poi un'altra cosa, se la tecnologia può fare questo, se lo possiamo espressare in maniera molto semplice utilizzando il linguaggio di Scratch, e credo che questo debba avere un po' più di esplorazione, perché non è così semplice, o magari mantenere qualcosa più semplice per far sì che sia più accogliente per tutti. Stiamo cercando di incontrare sempre quell'equilibrio fra la semplicità e, diciamo, la complessità. Adesso le persone stanno guardando questo per la prima volta, ma se qualcuno vuole condividere i propri esperimenti, io sto lavorando ancora nel mio di esperimento. Io quasi... sono quasi riuscito che i gears stiano funzionando, ma è vero che si muovono mutuamente, ciò è molto buono, molto interessante. Allora, qua vediamo, stanno spingendo l'uno all'altro, cominciamoli a muovere. Se tu utilizzi questo per mantenere questo blocco quieto e questo inclinato, vero? Esatto. Allora, anche tu abbia questi piatti, diciamo, tu puoi vedere che fanno questo quadrato, un diamante, questo è quello che la fisica fa, no? Non cambierebbe molto l'impacchettatura. È interessante, divertente comunque, molto cool. Non so se questa limitazione si capisca, perché possiamo mostrare com'è nell'aula dove si muove, perché potrebbe essere un po' confuso magari anche il contorno, no? Un'altra cosa che potremmo fare è mettere un sprite e appiccicarlo a un altro sprite, e l'altro sprite sta con questa Cartier per far sì che costruisca un gruppo di diverse parti, no? Ma potrebbe essere un po' troppo astratto. Allora farlo doppio? Sì, ma forse dovremmo specificare quale la parte dell'altro sprite sta appiccicato all'altro sprite, e non so come potremmo fare questo. Non è impossibile, ma ha la sua difficoltà, uno esperimento in questa direzione, nella comunità Scratch, che hanno costruito queste persone, estensioni sperimentali di fisica. Scratch è uno scratcher molto famoso che ha fatto molte buone contribuzioni, no? Nelle quali includiamo questo gioco con la fisica. Just looking at the chat again. Sto guardando il chat un'altra volta. But yes, we're asking people not to share that. Qualcuno ha trovato
il link e l'ho condiviso nel chat, ma se ne andrà, deve andare via, quindi mi dispiace. E per essere molto chiara, la ragione è disegnato per gli standard di Scratch e non vogliamo che le persone abbiano una brutta esperienza, non vogliamo esporre i bambini a avere una mala esperienza. Ma è molto interessante vedere quell'energia positiva che ci può motivare a lavorare su questo. Cool, we have 5 minutes remaining. Ok, abbiamo 5 minuti, altri 5 minuti che ci restano, che ci rimangono. Forse possiamo aprire questi minuti per domande rispetto allo Scratch con la fisica o rapidamente posso passarvi per il testo animato se volete. Qualcuno ha fatto una domanda con rispetto all'estensione. Parlo dell'estensione per l'estensione breve di Scratch. Oh, sì, per Scratch X Scratch 2 io ho lavorato in un'estensione e come una sintesi di suono abbastanza divertente, no? Ha avuto qualche flessibilità che non è stata data da Scratch per controllare il volume del suono e come questo colpisce, no? L'eco e gli effetti del filtro, per esempio. Ma non l'ho portato allo Scratch 3, non c'è nello Scratch 3. Ho vari temi, uno potrebbe fare molto con lo Scratch, quindi non è stato chiaro che questo stava aggiungendo una quantità interessante, e l'altro è che era molto difficile capire quello che stavo facendo, perché, già che per il linguaggio tecnico e la invisibilità degli effetti lo rendeva difficile. Però dicendo questo, mi piace molto la sperimentazione con il suono, forse dovremmo tornare a quell'area. E abbiamo una petizione e una nel chat, vediamo, possiamo fare un minuto di questo. Io adesso condividerò il mio schermo e mostrerò dei progetti semplici. Se voi siete in questo sito che si chiama labscratchmit.edu, mettete il testo animato e se scendete potete vedere qualche progetto. Allora, questo, se voi vedete il flag, vedete profondo nella giungla, c'è una creatura. E allora questo sta scrivendo quella parola utilizzando questi blocchi. E se io cominciassi un nuovo progetto, potete vedere che ho il gatto, vero? Questo diventa testo e posso cambiarlo un altro testo e questo diventa simile, diciamo, però con un altro effetto. Allora posso animare qualche animazione speciale, qualche effetto speciale di arcoiri, di arcobaleno, per esempio. Io è sempre ispirato negli effetti che vediamo nei giochi. E l'effetto di zoom che lo fa vedere piccolo e poi più grande. E poi possiamo cambiare la tipografia, no? Il colore, l'allineamento, le linee. Un altro esempio. Per il nome di un animale possiamo mettere giraffa, per esempio, o di un cibo come panino. E vediamo che possiamo fare una storia sorprendente, come il panino si è mangiato la giraffa. Possiamo mettere le diverse varianti, mettere il testo e vedere che si può utilizzare una come se tipografia renderizzata. E l'ultimo esempio è un gioco che mostra come tu puoi utilizzare il punteggio per vedere come questo numero sta utilizzando e mostrare il testo con la variante. E metti il punteggio e metti ogni lettera.
Vabbè, questo è un ripasso rapido del progetto animato, ma purtroppo è finito il tempo. Grazie mille per tutti i nostri invitati, i partecipanti, i nostri interpreti, per aiutarmi a questa sessione e portarla avanti. Grazie Eric, grazie.